Il sindaco di Piazza Armerina Lino Cammarata ha incontrato a Roma il ministro Nello Musumeci. Mi sono confrontato su questioni che riguardano la città e il territorio, ha comunicato Cammarata, a partire dallo stato del Palazzo Velardita, su cui non si esclude un diretto intervento della Protezione Civile. L'ingegnere Giuseppe Margiotta è stato eletto nel Consiglio Nazionale Ingegneri. Rimarrà in carica fino al 2027. Ex ingegnere capo del Genio Civile di Enna, ha ricoperto fino ad ora la carica di presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Enna e quello di presidente del Centro Studi CNI. Per molti anni presidente della Consulta regionale degli ingegneri della Sicilia, Margiotta è stato commissario dei consorzi di bonifica della Sicilia orientale, ha ricoperto la carica di assessore all'urbanistica al Comune di Enna ed è attualmente consigliere superiore della Fondazione Sicilia. Covid. Nella settimana dal 7 al 13 novembre si è registrata in provincia di Enna un'incidenza di 241 nuovi casi su 100.000 abitanti, più 31% rispetto alla settimana precedente. I ricoveri in provincia sono stati complessivamente 23, ospedalizzazione al 2,5%. Al via oggi la 10ª edizione della Sagra della Cassatella da Gira. Circa 70 gli espositori alla Villa Comunale, stand aperti oggi dalle 18 a mezzanotte e sabato e domenica dalle 10 a mezzanotte. La Sagra offrirà ai visitatori anche diversi momenti di svago, intrattenimento e una mostra all'Abbazia di San Filippo da Gira. Un gruppo di 10 soci dell'AIAC di Enna, l'Associazione degli Allenatori di Calcio, si è recato nei giorni scorsi a Bergamo per una 3 giorni di formazione tecnica presso il centro sportivo Bortolotti di Zinconia, sede dell'Atalanta. Il gruppo di tecnici ennesi ha seguito una lezione a cura del capo scouting dell'Atalanta Luca Silvani, al quale al termine è stato donato il gagliardetto dell'AIAC di Enna da parte del presidente Luigi Di Dio. Il calendario della raccolta differenziata nella città di Enna prevede stasera il conferimento dell'umido. Le utenze domestiche sono invitate a esporre sacchi o mastelli dalle ore 22 alle ore 6. Per le utenze non domestiche è prevista domani mattina la raccolta dell'umido, nel pomeriggio la raccolta di vetro e cartone. Per tutti gli aggiornamenti collegatevi al nostro sito ennalive.it, per contattare la redazione scrivete a redazione@ennalive.it.